accounting, finance, diploma scientific sa sa uwi na yung yon dong na bisyo ni. Dato che moltissimi mi avete fatto questa domanda, oggi sono qui per rispondere. Queste sono le cose principali che utilizzo per fare il lettering, adesso ve le mostrerò uno a uno. Iniziamo con questi che sono i Crayola Super Tips. Sono dei pennarelli a punta conica, perfetti per chi vuole iniziare a fare il lettering, che è appunto alle prime armi. Sia perché sono super economici, essendo 100 colori, ma anche perché hanno la punta conica. Questa è la punta, e per abituarvi con la pressione è perfetta. Invece per i sottotitoli o comunque per fare titoli non troppo grandi, utilizzo queste che sono le brush della Stabilo. Queste hanno proprio la punta a brush. Queste qui costano un po' di più, però potete vedere se per Natale le metto in offerta, perché io le ho prese tipo verso settembre fino agosto, le ho trovate in offerta su Amazon. Infine utilizzo questa, non sempre la utilizzo, allora principalmente la utilizzo per scrivere, quindi per fare gli schemi. Però a volte faccio i contorni e quindi utilizzo questa qui, che è una Pentel Energel. Dato che mi chiedete sempre che penna uso, io utilizzo questa. E già che ci sono, vi faccio vedere anche questa penna qui, che è una normalissima Bic. Questa qui la utilizzo per prendere appunti, ma anche tipo per le materie come greco, latino. Questa qui preferisco usarla per fare gli schemi, oppure per le materie come promessi sposi, dato che facendo esercizi capitolo per capitolo mi piace proprio come sistemato, insomma, e quindi preferisco utilizzare le penne gel. Io spero di esservi stata utile. Per ogni domanda o dubbio, scrivetelo nei commenti. Oggi ho iniziato il mio pomeriggio di studio facendo una pagina di esercizi di musica. Dopo averla terminata, sono andata tramite l'evidenziatore rosa a smarcarla sul diario. Dopodiché ho fatto grammatica e sono andata a creare il titolo con una brush pen della Lira ed una penna nera gel. E mi sono servita anche del mio computer per fare le frasi con le congiunzioni subordinanti, naturalmente con i diversi tipi. E come potete vedere erano davvero tante. Poi sono andata a smarcare anche questa. Dopodiché ho fatto algebra e ho fatto solamente 4 esercizi, perché siccome ce l'avevamo oggi, dall'oggi al domani per fortuna la prof ce ne ha lasciati solo 4. Dopo averli fatti anche qui sono andata a smarcarla. Ed infine mi sono riguardata le pagine di scienze spiegate in classe, studiandole. È una pagina nuova che ci ha dato la prof. L'ho sottolineata con l'evidenziatore e poi l'ho studiata. Infine, per quanto riguarda scienze, ho fatto anche questo laboratorio e l'ho smarcata. Vi piacciono questi video? Ciao! She's my sunshine in the rain. She's my Tylenol when I'm in pain, yeah. Let me tell you what she means to me.